Un caro saluto da Rosanna, qui dalle frequenze 92 e 700 di Radio Cooperativa, in questa fine domenica del 15 aprile 2018, con la quindicinale trasmissione Pensieri e Parole. Stasera, come annunciato la volta scorsa, abbiamo un ospite che ci illustrerà di come la letteratura e la cultura per esteso è stata inserita nei mezzi tecnici odierni. Walter Zanardi, qui stasera, oltre che essere medico neurologo, conosce ed esegue spesso al pianoforte brani musicali nelle varie manifestazioni culturali, è poi lettore, compone cortometraggi ed ha fondato da qualche anno anche un gruppo di lettura con sede presso la biblioteca di Abano. Per un periodo è stato anche conduttore qui a Radio Cooperativa. Grazie Walter di essere qui. Grazie Rosanna. A te la parola. Grazie Rosanna, buonasera, un saluto a tutti. Ben trovati, insomma, sono passati 10 anni da allora, insomma, forse chi lo sa. Chi lo sa se qualcuno si ricorderà, mi chiedevo venendo qua stasera, insomma, che c'è stata penso di sì. Una trasmissione che si chiamava Ippogrillo, insomma, comunque, sono passati 10 anni e quindi è un tempo. Mamma mia, come corre il tempo. Allora, sì, io ero venuto qua stasera per far sapere, insomma, per far conoscere che c'è una realtà anche in internet, in particolar modo su YouTube, nella quale si possono trovare letture anche integrali di libri. Quindi un qualcosa che ha a che fare con la letteratura e con un modo di presentare la letteratura che va, diciamo, al di là del testo scritto, cioè qualcosa che si chiama attualmente audiolibro, insomma, o libro parlato. Da questo punto di vista ci sono ormai varie realtà che stanno cambiando per quello che riguarda l'editoria, la presentazione dei libri, no? Sono usciti, per esempio, gli ebook, i book reader, quindi anche un altro modo di leggere diverso rispetto al cartaceo, un altro modo di archiviare, di fare delle biblioteche, insomma delle librerie digitali, un altro modo anche di passarsi, di scambiarsi il file, come dire, per cui uno può prestare il file senza paura di perdere poi il libro. Quella è la solita questione, che quando si presta un libro non ritorna più indietro. Ecco, insomma, uno comunque rimane proprietario della sua copia, del suo file, anche se lo fa. Opportunità. L'altra opportunità è questa di trovare dei libri già letti e quindi di poter ascoltare, quindi di avere un tempo che si può utilizzare anche per fare altro, per esempio per guidare, per esempio per dipingere o per fare attività sedentarie, cucire, che so io, e nel frattempo ascoltare una lettura, un libro. Ovvio che questo non serve solo per il libro, può essere un libro, sì, di letteratura, ma anche una poesia, un racconto. Insomma, ci sono tante situazioni che si possono articolare, soprattutto fiabe, per esempio, per bambini, no? Certo. Quindi molte cose possono essere adesso fatte attraverso, ascoltate, non più lette direttamente. Con più facilità, dici? Oppure? Con più facilità, ecco. E qui poi si può discutere, no? Infatti ero venuto qua anche per far presente che c'è questa realtà nel mio canale, che credo sia, almeno come canale dove si trovano degli audiolibri integrali, soprattutto, forse il più fornito in Italia. Non credo che ce ne siano altri che hanno qualcosa come 5.000 tra racconti, poesie, cose varie, insomma, no? E libri completi. Trovate anche la lettura integrale di grossi romanzi, mi riferisco ai Fratelli Karamazov, per esempio, ai Dostoevsky, ai Demoni, mi riferisco, non so, Moby Dick, I Promessi Sposi, ecco. Ma quello che è importante è sapere anche che li trovate in maniera gratuita, perché questo non succede in genere in rete. In rete, a parte i podcast di Radio 3, gli audiolibri, quelli di qualità, almeno si pagano, insomma, no? Ci sono vari modi per pagarli, si può
Ma comunque, insomma, scaricare un audiolibro completo in genere costa. Nel mio canale, che poi porta il mio nome, insomma, Walter Zanardi, Walter con la V di Venezia, trovate questi audiolibri, queste letture in maniera gratuita, quindi non si paga niente e sono anche per di più scaricabili, nel senso che se uno non vuole tenere la connessione se lo può scaricare e poi se lo può ascoltare in qualsiasi altro modo, con la chiavetta, quindi lo può passare Devo così. chiederti, sono libri che hai scelto, cioè che tu scegli, tu insomma, libri di un po' in genere, diciamo, no? Sì, è chiaro che poi insomma il percorso è un percorso mio, insomma, è chiaro che è condizionato dalle mie scelte in campo letterario. Si può individuare un criterio, ma è difficile, a volte sono anche scelte occasionali. Occasionali. C'è un qualcosa di particolare, diciamo, che ti distingue Beh, insomma, dalle. sì, nel senso che c'è un'esplorazione soprattutto nel mondo dei classici. Quelle che non sono letture integrali, ma sono anche altre, ci sono estratti, per esempio, ma insomma vado a cercare in quella che è la letteratura importante, insomma, la letteratura di qualità. Non lo so, ho cercato di leggere dei brani dall'Ulisse di Joyce, ho letto La Terra Desolata di Eliot. Quindi, insomma, è il fatto di cercare all'interno di una letteratura che abbia uno spessore, un valore di per sé, insomma, non letteratura d'occasione, insomma. E quindi un po' un'esplorazione attraverso le varie voci che di volta in volta, insomma, sono state rappresentative in letteratura, Che insomma. poi tu porti anche nel tuo gruppo, giusto? No, beh, questa è una cosa che faccio. Sì, può capitare che porto anche qualcosa nel mio gruppo, però questa è una cosa che faccio io individualmente, seguo un percorso che fondamentalmente è mio, insomma, sì. Poi da questo si può anche trarre spunto per parlarne. Una cosa che cerco di fare anche nel mio canale a volte è fare degli interventi in modo di dare delle chiavi di lettura per quello che riguarda i libri, soprattutto quelli grossi, insomma, che leggo, insomma, fornire non tanto una presentazione del libro, nel senso di dire mi piace, ascoltate queste cose qua, quanto dire quale può essere, secondo me, la chiave di lettura più interessante per affrontare quel libro, insomma, perché vale la pena leggerlo, insomma, cosa ci può dare, cosa ci si può Sì, trovare. dei punti di riferimento dove Sì. che può piacere un po' a un gruppo di persone, insomma, no? Sì, insomma, Più o meno grande, si cerca che siano non un gruppetto, ma magari un gruppo allargato. Sì, beh, certo, ecco, allora quello che è da dire, insomma, è che questa realtà sta crescendo. Per fare dei numeri, diciamo che ci sono circa 10, 11, 12 mila persone che ogni giorno Ah, sì. cliccano questo canale e ci sono circa 1.000 persone che ogni mese si iscrivono al mio canale. Quindi ci sono più di 11.000 iscritti attualmente, ma stanno crescendo abbastanza rapidamente. Perché in realtà è una cosa che interessa, insomma, e da questo punto di vista anche c'è uno scambio, nel senso che chi si iscrive al canale ha la possibilità di commentare, quindi di mandare le C'è sue anche un dialogo osservazioni, dopo direttamente c'è con un questi. dialogo e poi c'è anche uno scambio, cioè capita che scrittori, per esempio, chiedano, scrittori esordienti, chiedono di leggere loro delle parti dei loro libri o anche dei libri Ah, interi, ecco, insomma, è sì. capitato di leggere, oppure, non so, stabilire delle collaborazioni, per esempio fare la parte vocale di un video, un altro fa la parte visiva, insomma, di mettere insieme delle cose, insomma, una collaborazione anche con uno in Germania, per esempio, per Ah, sì. fare dei video a È Berlino. Quindi, insomma, interessante, si insomma, sta. sta cosa. È interessante. Sì, è interessante. Poi l'altro aspetto che potrebbe essere interessante di queste cose è quello di poter, per esempio, leggere dei brani antologici, no? Quindi ci sono spesso studenti che, come dire, usufruiscono del canale perché trovano letture abbastanza diversificate, quindi
capita che trovano abbastanza spesso quello che cercano Mm-mm. per preparare poi l'interrogazione rispetto a quel particolare tema, a quel particolare argomento, a quel particolare racconto. Io avevo preparato qui una breve Sì. domanda. Come ti spieghi il tuo coinvolgimento in tante passioni culturali? Perché ho sempre apprezzato, cioè mi è sempre stupito questo tuo essere così interessato a tante cose, ecco, a tante cose e di riuscire, diciamo, un po' a concretizzarle anche. Ma non lo so, perché io Ah, sono un perché po' insomma non è dispersivo. normale, voglio dire, è da pochi, direi, tra Ma virgolette. no, io sono dispersivo di natura, insomma, e quindi poi cerco. Però sono anche ostinato su alcune cose, riesco a tenere duro sulle cose che poi mi piacciono, mi riempiono. Queste cose, per esempio, delle letterature, di leggere. Alla fine leggo per me, no? Ma leggendo per me, leggendo ad alta voce, riesco a leggere anche per gli altri, no? E poi però mi costringe anche a fare un lavoro di perfezionamento nel modo di leggere, nella tecnica vocale, insomma, in queste cose qua. E quindi poi ci dedichi il tempo, però insomma, se capisci che questa cosa è poi utilizzata e hai un riscontro per cui questa cosa funziona e insomma, serve. Serve soprattutto, allora ti ci metti, ho il tempo, e essendo in pensione, insomma, ho del tempo che posso mettere a disposizione per fare una cosa che mi piace, quindi insomma, in Sì, questo comunque momento. sì, è da pochi perché dico la tua, è una metafora, la tua facile amicizia, tra virgolette, con la tecnica odierna, dove non ti abbiamo mai visto in difficoltà nel rapportarti con tutto ciò. Diciamo che i nuovi meccanismi ci propongono continuamente, adoperando il pensiero, la parola, l'immagine, per esteso, diciamo, una parte del mondo, ecco, che penetra e circonda tali cambiamenti. Cioè, infatti, come è uscito, diciamo, il computer, l'internet, tu eri già, sembravi già preparato da tempo. Cioè, non. Beh, insomma, io ho cominciato nell'85 a muovermi nell'informatica, perché quando lavoravo come medico, insomma, si adoperavano già degli strumenti che aspettavano di essere computerizzati, no? In elettrofisiologia, per esempio, sì, insomma, la digitalizzazione già alla fine Era degli anni alla tua 80 portata, era sì. entrata. E poi ci chiedevamo dall'inizio, prima ancora che ci fosse la rete, no? Come informatizzare il lavoro, il Sì, non hai mai reparto, avuto, come diciamo, raccogliere sei i mai dati. stupito, sembrava già che tu fossi già in amicizia, diciamo, con Sì, ma queste poi sono anche cose, con questa ostinato, per cui tecnica. quando c'è un problema mi piace cercare di risolverlo da solo, possibilmente, insomma, chiedo aiuto soltanto in casi estremi e quindi cercando di risolvere problemi che di volta in volta si pongono, poi anche un po' impari, Anche insomma. perché magari ti piacciono, sei appassionato, diciamo, Sì, sei curioso, questo sì. e hai forse anche le possibilità perché ci vogliono il tempo e tutto il resto, insomma, no? Sì, insomma, poi lì è una questione di costanza, di riuscire a stare a fare una Eh cosa per sì. tante ore al giorno, ecco. Ovviamente questa cosa impegna tanto lavoro, cioè c'è tanto lavoro in quello che sto facendo adesso Per dal punto di vista. arrivare, No, non per no, non per arrivare, arrivare. ma per esempio una lettura recente è stata quella ho fatto l'integrale dei Promessi Sposi, no? Ecco, leggere l'integrale dei Promessi Sposi vuol dire stare, perché non basta solo leggerlo, no? Bisogna leggerlo, poi bisogna metterlo in file, poi bisogna correggerlo, E gli occhi. poi bisogna rivederlo e così via. Quindi diciamo che in media un'ora di lettura, richiede quasi una giornata di lavoro. Quindi leggere i Promessi Sposi vuol dire dedicare più di un mese, tutti i giorni, 7-8 ore al giorno, insomma, per Cioè fare questa cosa. Sì, non ti stanca questo? Anche la vista? Perché stanca, però, insomma. io non ci riesco, io devo ogni tanto andare fuori in giardino, fare una passeggiatina per distrarmi un attimo, perché altrimenti mi. Poi sono anche delle sfide che uno fa con se stesso, no? Ah beh, sì. Per esempio, adesso la sfida che ho lanciato è quella di
di leggere l'integrale dell'Uomo senza qualità di Musil. E sono 1700 pagine scritte fitte, 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 Mamma mia. insomma. È un libro quasi infinito, che poi non è stato finito. E vediamo, insomma, sono al 12%, spero di in un tempo non brevissimo, perché nel frattempo farò anche altro, ma spero di riuscire a portarlo a termine. Ho portato a termine i Fratelli Karamazov nel giro di 3-4 mesi, e anche quello è stato una cosa impegnativa, insomma, lunga, però adesso c'è anche la soddisfazione che viene visualizzato, sono nate anche delle pagine su Facebook, eccetera. Cioè, ricevi anche soddisfazione, voglio dire, anche da qualcuno che sei da questi che sei in contatto, no? Sì, ma anche e soprattutto da quelli che guardano, insomma, da quelli Sì. che ascoltano, che usano il Dicono canale, insomma. anche il loro parere, il Sì, loro. io ho portato qua anche dei commenti, se vuoi poi dopo Ah, sì. magari Ah, no, ti ma leggo dei se vuoi commenti leserli anche che adesso. arrivano. Allora, tanto per non essere presuntuosi, insomma, ma insomma, un pochino. Uno dice: ci tenevo molto a fare i complimenti all'autore di questo canale per il valore immenso e di significato che ha, secondo me, perché penso sia doveroso complimentarmi per la raccolta immensa di audiolibri e perché, come nell'antica Grecia, ha reso la cultura, con la sua libreria personale, gratuita ed accessibile a tutti con spirito di condivisione. Migliaia di apprezzamenti da parte mia, Walter Zanardi. Non lo so, per esempio, mi ha fatto piacere, per esempio, questo commento. Sono Marco De Angelis, docente universitario e suo accanito seguace. Mi permetta di parteciparle un ringraziamento profondo. Il suo lavoro mi ha consentito di alleviare i morsi delle mie malinconie e di arricchire le mie risorse di insegnante. Infiniti auguri. Beh, insomma, detto da un professore universitario, Eh beh, la certo. cosa mi lusinga Lusinga, anche, eh. insomma, no? Sì. Oppure sono un pensionato e trascorro il tempo lavorando in un piccolo podere. Questo è un pensionato sardo. Le tue letture mi fanno compagnia. Alcuni scritti o alcuni autori li ho potuti conoscere grazie a te. Grazie mille, proponici tante letture. Ecco, questa cosa poi si fa anche nel canale. Cioè, si fa scoprire a molta gente che non sarebbe mai arrivato a conoscere quel particolare autore, quel particolare poeta, quel particolare scrittore, a farglielo conoscere, insomma, ecco. Provare interesse, insomma, Sì, per insomma, certi autori che magari ecco, sì. altrimenti non. E in questo c'è un lavoro di ricerca, no? Cioè, c'è esplorare tanti autori di tante culture, di tante nazionalità, insomma, no? Certo. Questo lavoro è più facile farlo, per esempio, per il mondo del racconto, no? Perché racconti, insomma, durano 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, 2 ore più lunghi, ma insomma, No, in un una giornata, due romanzo, di dice. lavoro si riesce a mettere un racconto. È chiaro che per quello che riguarda i romanzi importanti, il lavoro è molto più lungo, insomma. La poesia a che punto è? La Zero. poesia, io avevo fatto anche un canale per la poesia, che però ho visto che non funziona tantissimo, però insomma la poesia sta. Oggi per esempio ho appena postato un bel po' di poesie della Dickinson. Interessante. Parecchi poeti sono stati esplorati, insomma, Sì, ho anche. visto proprio ieri o l'altro ieri per televisione hanno fatto un'intervista a Telenuovo, no? A delle persone così di strada a Padova e hanno chiesto cosa leggono, dove si orientano, cosa la poesia. Nessuno ha nominato la poesia. Eh sì, La infatti. saggistica, la fantasia, hanno detto libri di fantasia, racconti, sì, qualche romanzo, ameno, ma la poesia proprio no. Infatti la poesia ha più difficoltà. Adesso poi c'è una differenza tra la poesia, diciamo, dei poeti minori, insomma così, oppure dei grandi poeti, no? Insomma, Pascoli, D'Annunzio, che so io, questi li ascoltano, Ah insomma, sì? no? Cioè, Ah, sì, no? Beh, sempre i insomma, classici Leopardi, allora. insomma, i classici si ascoltano. Brodsky, insomma, poeti Meno quelli moderni, insomma. esordienti, per esempio, oppure poeti
come dire, di livello regionale, di livello. A volte ti chiedono anche di leggere le loro poesie, le posti, e poi loro hanno anche il loro pubblico, nel senso che poesie lette e postate poi vengono condivise e stranamente ti accorgi che hanno visualizzazioni che non ti aspetteresti, ne hanno Ah sì? abbastanza, Ah, perché meno male. cioè, è uno strumento, secondo me, che arriva più in là di quello che arriva il libro Il libro scritto a scritto. volte, no? E infatti, adesso volevo anche spostarti un Sì. attimo su questo piano, no? Leggevo anche un articolo del Sole 24 Ore che mi sono portato, perché, tanto per non dire soltanto cose mie, in cui il Sole dice: ora, e ora gli audiolibri imitano la televisione in streaming. E dicono che è un mercato che corre, quello degli audiolibri, e parecchio. Su scala globale siamo nell'ordine del 40% di incremento su base annua, cioè mentre tutta l'editoria, diciamo, tradizionale è in crisi, è in Ah. calo, questo degli audiolibri invece sta crescendo e Crescendo. continuamente. E quindi gli audiolibri sono il segmento in più rapida crescita dell'editoria digitale. Negli Stati Uniti, vera culla di questo fenomeno, un americano su quattro ha ascoltato un audiolibro negli ultimi 12 mesi. Il giro d'affari nel 2017 è salito a 2,5 miliardi di dollari rispetto ai 2,1 miliardi dell'anno precedente. Quindi, insomma, boom degli audiobook. È stato un toccasana poi per le varie aziende, eccetera, quelle che però vendono, insomma, no? Sì, sì. Che non danno un prodotto gratuito, insomma. Qual è la differenza, no? Cioè, ci sono aziende che producono industrialmente audiolibri. Quindi, per fare un buon audiolibro a livello industriale, su cosa puntano le aziende? Perché poi anche loro fanno il prodotto e poi lo devono vendere, no? Quindi Certo, devono sì. acquisire un po' i diritti. Interesse economico. Quindi, per venderlo, cosa devono fare? Devono farlo leggere da un attore, cioè da un qualcuno di famoso, Eh sì. no? Non so, Paolo Poli, insomma, Sì, quegli quelli attori che leggono di adesso perché per esempio sono tutti morti quelli. su Radio 3, no? E poi devono produrre un audiolibro che sia di ottima qualità tecnica, quindi è un qualcosa che va prodotto in uno studio di registrazione e che va curato molto dal Beh, punto di sì. vista della qualità audio, Certo, non insomma, deve si essere un possono qualcosa. fare Ecco, le cose. e questo ha dei costi. Leggevo, sempre in un altro articolo, che gli attori, insomma, adesso è un qualcosa che viene anche un tipo di lavoro che chi ha Ah, studiato, chi ha fatto sì, l'accademia per ne diventare approfitta, attore, sì. doppiatore, che magari ha difficoltà a trovare, si butta Si in butta, questa cosa qua. Insomma, certo. gli attori che vanno come lettori, Eh? come voce, eccetera, vengono pagati circa 100, C'è qualche 300. nome che tu forse Ma insomma, conosci? quelli di Radio 3, insomma, quelli che. Tony Servillo, per dare Beh, sì. un nome, insomma. Ecco, diciamo lo stipendio, cioè lo stipendio, quello che vengono pagati, insomma, è intorno a 100-300 euro per ora di Sono, lettura. scusa, più uomini che donne come No, lettori, ci sono no? anche donne, Sì. insomma, ci sono anche. Però, diciamo così, quelli qualificati, insomma, quelli che hanno un richiamo, no? Perché Sì, certo. chi compra l'audiolibro poi si affeziona alla voce, si Beh. affeziona al personaggio famoso Sì. soprattutto, no? E quindi stabilisce con lui un certo tipo di Magari si è rapporto. anche conosciuto in televisione, non Sì, so. deve essere conosciuto in televisione Certo. o da qualche parte, ecco. Poi ci sono anche, come dire, delle persone che sono molto educate ad ascoltare audiolibri, quindi sono fatti il loro gusto. E ovviamente il gusto, Sanno apprezzare, diciamo. sì, e poi anche là diventa un problema di modalità di espressione, no? Di stile. Cioè, la televisione, i film, il doppiaggio nei film, le voci che tu senti in televisione, poi sono quelle che formano il gusto, no? E allora chi legge, poi legge seguendo quei canoni Sì. espressivi, insomma, no? Per cui diventa più
più difficile, per esempio, ad abituarsi a una voce diversa da quella che usa l'attore quando recita in televisione, no? Quando si sentono queste cose in televisione. E anche lì, come dire, è un vantaggio, uno svantaggio, un limite, cioè ti devi confrontare con un gusto che hai già fatto. Tu non sei come quelli là e quindi devi far passare quello che tu proponi, finché la gente si abitua anche a come tu lo proponi, insomma. Beh, so che tu sei anche un bravo lettore, quindi Non lo avrai so, avuto insomma, un po' alla volta le sì, tue soddisfazioni anche come lettore, no, un po' alla penso. volta anche qua si cresce e si cerca di fare sempre meglio. Ovviamente tecnicamente facendo le cose in casa, con i rumori, non essendoci uno studio, cioè così non si riuscirà mai ad avere una qualità tecnica come quelli che hanno. Sì, abbiamo, adesso che mi viene in mente, abbiamo fatto qualche anche registrazione assieme, quindi non visto so. che adesso va un po' meglio, insomma, Un po' sono meglio. attrezzato un po' meglio, però i limiti sono sempre quelli, no? Sì. D'altronde, anche qua, no? Poi si viene incontro. L'altro parametro, abbiamo visto il parametro di quelli bravi, no? Di quelli che producono in maniera industriale. L'altro parametro invece sono quelli che leggono, per esempio, per gli non vedenti, no? Quindi Ah sì, che leggono per. E lì ci certo. sono molti libri fatti per i non vedenti. Alcuni hanno anche, come dire, sono anche lettori abbastanza bravi, discreti, però io ne Anche ho perché di passati un solito po', lo fanno lo fanno gratuitamente. gratuitamente, ma la qualità tecnica, per esempio, è abbastanza scadente, insomma, in Ah sì. quelle cose là. E in genere sono persone che leggono così, gratuitamente, ma volontariamente, quindi senza Sì, molta esperienza di leggere. ecco. E anche il fatto di leggere, di essere un lettore abbastanza sufficientemente così, richiede, tu lo sai perché lo fai, insomma, richiede una certa esperienza, sì. Un richiede un, come dire, un allenamento. allenamento, un Sì. affinamento che uno si fa nel Certo. tempo, come Sì, è così. così, insomma. Vuoi che Sì. ascoltiamo un brano? Certo. Vediamo. Tanto io ho portato due cose così, ho portato anche una poesia, non so. Proviamo a mettere il numero 6, Renato? Inviti superflui, è un racconto di Dino Buzzati, un racconto breve Sì. ma molto poetico. Numero 6. 6. Vorrei che tu venissi da me in una sera d'inverno. E stretti insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo. Quegli stessi sentieri fatati, passammo infatti tu ed io, con passi timidi, insieme. Andammo attraverso le foreste piene di lupi e i medesimi geni ci spiavano dai ciuffi di muschio sospesi alle torri tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo entrambi verso la vita misteriosa che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi per la prima volta passi e teneri desideri. Ti ricordi? Ci diremo l'un l'altro, stringendoci dolcemente nella calda stanza. E tu mi sorriderai fiduciosa mentre fuori dal tetro suono le lamiere scosse dal vento. Ma tu, ora mi ricordo, non conosci le favole antiche dei re senza nome, degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti rapita sotto gli alberi magici che parlano con voce umana, né battesti mai alla porta del castello deserto, né camminasti nella notte verso il lume lontano, lontano, né ti addormentasti sotto le stelle d'Oriente, cullata da piroga sacro. Dietro i vetri
Nella sera d'inverno probabilmente noi rimarremo muti. Io, perdendomi nelle favole morte, e tu in altre cure a me ignote, io chiederei, ti ricordi? Ma tu non ricorderesti. Vorrei con te passeggiare. Un giorno di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche vecchia foglia dell'anno prima trascinata per le strade dal vento, nei quartieri della periferia, e che fosse domenica. In tali contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi, e in date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene. Nascono inoltre speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti sterminati dietro le case, dai treni fuggenti, dalle nuvole del settentrione. Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care, fino a che non si accenderanno i lampioni e dai casamenti squallidi usciranno le storie sinistre della città, le avventure e i vagheggiati romanzi. E allora noi taceremo, sempre tenendoci per mano, poiché le anime si parleranno senza parola. Ma tu, adesso mi ricordo, mai mi dicesti cose insensate, stupide e care. Ne puoi quindi amare quelle domeniche che dico, nell'anima tua sa parlare alla mia in silenzio, ne riconosci all'ora giusta l'incantesimo delle città, nelle speranze che scendono dal settentrione. Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove dicono si possa incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me, e se venissi quel giorno a passeggiare, ti lamenteresti di essere stanca, solo questo e nient'altro. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate, fermarci sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pali del telegrafo quella lunga storia senza fine che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai, e strappare i fiori dei prati e qui, distesi sull'erba nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. Tu diresti «che bello!» Niente altro diresti, perché noi saremmo felici, avendo il nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche come se fossero nate allora. Ma tu, ora che ci penso, tu ti guarderesti intorno senza capire. Ho paura. E ti fermeresti preoccupata a esaminare una calza. Mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno. E non diresti, che bello. Ma altre povere cose che a me non importano. Perché purtroppo sei fatta così, e non saremo neppure per un istante felici. Vorrei pure, lasciami dire, vorrei con te sotto braccio attraversare le grandi vie della città in un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo, quando i fantasmi delle vite corrono sopra le cupole e sfiorano la gente nera in fondo alla fossa delle strade già colme di inquietudini. Quando memorie di età beate e nuovi presagi passano sopra la terra
lasciando dietro di sé una specie di musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le facce degli altri. Migliaia e migliaia che a fiumi ci trascorrono accanto. Noi manderemo senza saperlo luce di gioia e tutti saranno costretti a guardarci, non per invidia e malanimo, bensì sorridendo un poco, con sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze dell'uomo. Ma tu, lo capisco bene, invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colonnati battuti dall'estremo sole, vorrai fermarti a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine. E non ti accorgerai quindi dei fantasmi, né dei presentimenti che passano, né ti sentirai come me chiamata a sorte orgogliosa. Né udresti quella specie di musica, né capiresti perché la gente ci guardi con occhi buoni. Tu penseresti al tuo povero domani. E inutilmente sopra di te le statue d'oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi. Ed io sarai solo. È inutile. Forse tutte queste sono sciocchezze. E tu migliore di me, non presumendo tanto dalla vita. Forse hai ragione tu. Sarebbe stupido tentare. Ma almeno, questo sì, almeno, vorrei rivederti. Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo e troveremo la gioia. Non importa se di giorno o di notte, d'estate o d'autunno, in un paese sconosciuto, in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi basterà averti vicina. Io non starò qui ad ascoltare, ti prometto, gli scricchiolii misteriosi del tetto, né guarderò le nubi, né darò retta alle musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza, se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi e dei soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche all'amore. Ma io ti avrò vicina. E riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici, con molta semplicità, uomo con donna solamente, come suole accadere in ogni parte del mondo. Ma tu, adesso che ci penso, sei troppo lontana. Centinaia e centinaia di chilometri, difficili da valicare. Tu sei dentro a una vita che ignoro. E gli altri uomini ti sono accanto, a cui probabilmente sorridi come a me nei tempi passati. Ed è bastato poco tempo perché ti dimenticassi di me. Probabilmente non riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito da te, confuso fra le innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te. E mi piace dirti queste cose. Ecco. Siamo ancora in diretta, sì. Bello. Sarebbe questo? No, questo è soltanto un elenco di tutte, no, di tutte. Non sai perché ti dico? Perché è molto poetico questo sì, racconto. Sì, infatti. Molto, molto sentimentale, molto... Sì, è molto bello. È Buzzati, bello. È di Dino Buzzati, credo sia il racconto più... che più si avvicina alla poesia. Anche psicologico, cioè lui si immagina tutto questo pensando a questa persona, no? Cioè immagina sì. Capisce quello che, non... che lei penserebbe o meno, insomma. Sì, ma capisce che vivono in due mondi
diversi, insomma, no? Però nonostante questo, insomma, è difficile un po' rassegnarsi, insomma, no? Si accontenterebbe anche qualche meno. Sembrano piccole cose, ma poi sono le cose della vita quasi essenziali, diciamo, no? Sembrano così le cose che magari non facciamo neanche tante volte attenzione, che invece sono necessarie perché formano la vita. Sì, poi c'è tutto un processo psicologico, no, che lui fa di riflessione all'interno di questo racconto, che poi appunto io trovo molto poetico, insomma il più poetico di quelli che lui ha scritto. Tra parentesi, li ho letti quasi tutti i racconti di Buzzati, cioè chi va sul mio canale ritrova quasi tutti i racconti di Buzzati. Perché sono, li capisci, insomma, tanti magari sono tanto complicati, ermetici, cioè vogliono fare magari un racconto un po' diverso, un po'. E invece sono forse questi quelli che piacciono di più, perché sono più a portata di tutti, diciamo, no? Sì, anche se anche questo, insomma. No, nel senso che capisci, cioè ti immergi proprio dentro al racconto e sai viverlo, cioè puoi viverlo. Ognuno di noi può viverlo, mentre tanti è quasi impossibile, perché dicono cose molto strane, molto particolari, che non riesci tanto a entrarci. Ma insomma, lui ha dei temi poi particolari, però ha dei temi che ritornano, insomma, no? Buttati, sì, questo sì. Della... ma questa con la, cioè immersi nella natura, queste nuvolette, queste cose che magari sembrano un po' banali, invece sono importanti, perché abbiamo bisogno forse più di questo che di altro in questi periodi così strazianti, diciamo, no? Tutto quello che sta succedendo, sembra quasi che non ci sia più spazio per queste meditazioni un po' particolari, che poi chi sa scriverle le fa anche vivere, diciamo, no? Sì, ma insomma, secondo me motivo per perdere tempo nella letteratura, che poi non è perderlo ma guadagnarlo, appunto, è proprio quello di riuscire a costruirsi degli altri mondi dai quali uscire da una realtà pesante, no? Da una realtà poi fatta di un pensiero calcolante, di problemi che ti capitano tutti i giorni, che sono sempre gli stessi, no? E immergersi in mondi altri, insomma, vedere da tante ottiche diverse la realtà uomo soprattutto, insomma, no? E quindi di capire quante possibilità ci sono poi, no? Di vita, di esperienza, insomma, come, a parte poi la bellezza di chi, come dire, della scrittura, insomma, scrittura, di sentire quando qualcuno scrive bene, come si riesce a gustare la bella scrittura. E questo penso che faccia bene anche di salute, perché esatto. Vero? Tu che sei? È edificante. È vero. Sì, perché quando esci da una lettura così non può farti che bene, giusto? Perché ti tiri... Sì. In questo caso da un ascolto così. Una lettura ascolto. Magari il problema è qua anche la differenza, no? Che se tu lo leggi magari non lo percepisci così come lo ascolti. Come lo no? Ascolti, perché... C'è qualcosa di emotivo che passa in maniera diversa nella lettura e nell'ascolto, no? Perché a volte sono... due cose che si integrano, insomma, non soltanto... Certo, perché poi puoi ascoltarlo più tranquillamente, più... Sì, puoi chiudere gli occhi, puoi immaginare, no? Sì. E viverlo anche quasi. Cioè, mi ricordo che mi sono un po' avvicinato alla realtà dell'audiolibro in un anno che era stato il 2000... No, il 97, che è stato un anno difficile della mia vita perché sono stato male e quindi ho dovuto stare a letto e così via per un bel po' di tempo. Ed è stato l'anno in cui, per esempio, Baricco ha letto in un mese, ha fatto una lettura di Furore, di Steinbeck, no? E c'era questo appuntamento ogni sera alle 10:30, mi ricordo, io lo aspettavo, insomma, no? Lui leggeva questo appuntato, in parte lo leggeva, in parte lo raccontava, perché non si riesce a leggere tutto Furore. Ma è quello che hanno fatto vedere di recente, che c'è stata l'ultima puntata domenica scorsa? No, ha letto Furore, l'ha letto nel 2007. No, questo hanno fatto una puntata. Non so cos'altro hanno fatto adesso, ma insomma... La prima lettura che lui ha fatto è stata lì
e lo leggeva 5 giorni alla settimana, quindi ha fatto 20 puntate. E appunto anche lui, diciamo, ti diceva anche, no, provate a chiudere gli occhi, no? e a vedere, no? A immaginare voi, no? La cosa bella del libro che senti leggere è questa possibilità di dare tu un corpo alla tua fantasia, di creare i personaggi come vuoi, questo che neanche il film ti permette, no? Sì. E quindi di essere catturato dal linguaggio, dalla bellezza, quando c'è bellezza nella scrittura, no? E poi di crearti tu, sì, questi mondi, no? Stai al buio e immagini le cose, le vedi succedere come vuoi tu, quindi si metti qualcosa di tuo, cosa che se leggi sei più affaccendato a leggere, a non perdere il segno, insomma, così diventa un processo più difficile, mentre lasciarti andare, immaginare così, ascoltando, è una cosa secondo me più che ha un'altra dimensione, un altro valore. Proviamo a sentire se qualcuno telefona, se qualcuno... Sì, aspetta che... Certamente, adesso diamo... l'annuncio. Intanto ricordiamo sempre che stiamo trasmettendo dalle frequenze 92.700 di Radio Cooperativa, Strada Battaglia 89, con il telefono 049 880 90 20. Mentre per contribuire perché Radio Cooperativa possa continuare ad esistere, il numero di conto corrente postale è 120 82 301 e deve essere intestato a Informazione e Cultura di Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Abbiamo una telefonata. Ciao Liliana. Ah, ciao Liliana. Ciao. Conosci Liliana? Ciao Liliana, sì, ciao. Ciao. Ecco, mi sono messa in ascolto da poco, però ho capito di cosa state parlando ed è un argomento di cui mi trovo a casa. Ah, vedi. Io sono una grande lettrice e mi piace un po' tutto, anche se così ci tengo un po' il tuo romantico, mi piacciono i romanzi, ma però leggo anche la lettura classica, mi piace la letteratura russa, insomma un po' di tutto, ecco. Anche i gialli, non so, conosci Andrea Vitali? Lo conosci? Scusami? Andrea Vitali. Ah, Vitali, sì, ecco. Però non ho letto niente di suo. Ecco, io ho letto parecchi di suo romanzi, perché sono dei gialli, non so definirli, gialli non rosa, gialli comici. So che lui è uno di quelli che scrive i libri, ma anche li legge, ci tiene a leggerseli. Sì, ma molto bravo, sì. Cioè non a leggerseli tantissimo. Da sole, a leggerli ad alta voce. Se n'è uno che se lo scrive, se lo legge, sarebbe... Ancora meglio, sì. E ho sentito che tu hai un sito dove... È un canale di YouTube. Un canale, che poi si possono scaricare gli audiolibri. Sì, quelli che letti da me, insomma, naturalmente. Sì, ma immagino, non avrai tutto. No, io... Ma insomma, però c'è parecchio, sono 5.000 video. Più di 5.000. Ma devi darmi l'indirizzo. Sì, il mio nome è Walter Zanardi, col V semplice però, e basta che lo digiti su Google. Senza la V doppia. Walter Zanardi. Sì, Zanardi, sì. Ecco. Guarda, io sicuramente vengo a trovarti. Iscriviti, così poi ti arrivano anche man mano che escono delle cose, ti arrivano anche le comunicazioni. Lei è pratica, è brava come te, più o meno. Guarda, ho appena finito, dunque, l'ultima cosa che ho letto è stata La Camera Azzurra di Simenon. Vabbè, un giallo anche qui. Poi ho letto, tra le ultime cose sono Le Città Invisibili, integrale di Calvino. Quello della Allende. E no? Poi due libri di Alice nel Paese delle Meraviglie. E quello di Alice allo Specchio, insomma. Queste sono le ultime cose. Poco prima ho fatto l'integrale dei Promessi Sposi, invece. Ah, sì, e di Moby Dick. Di quello ho sentito che avevi detto adesso. Sì, io mi sono letto tutti i romanzi di Isabel Allende, mi piacciono tantissimo. Anche Allende, sì. E poi un po' di tutto, guarda, la Sanchez, non so se la conosci, come che si chiama di nome? Clara Sanchez. Scrive romanzi rosa. Sì. E anche mi piace molto la Cristina Rava, che anche lei fa gialli
lei un po' più polizieschi, diciamo, ognuno ha un suo genere, poi mi piace spaziare un po' dappertutto, insomma, ecco. Ho capito. Sì, audiolibri se... li ascolti o no? No, di solito io neanche mi Radio 3? Kindle. Neanche quelli che leggono su Radio 3? No. Diciamo che fino adesso ho sempre preferito leggere, perché di solito leggo la sera. Se mi metto ad ascoltarli ho paura di addormentarmi. Invece leggendo... Liliana ha 6 nipoti? Ecco, sì, 5 sì. Figli. Io non devo dire cosa metto per addormentarmi. Ecco, cosa leggi per addormentarmi? Io mi sintonizzo sulla radio a 92.700. Ah, ecco, anch'io. E mi addormento con le repliche. Anch'io a volte faccio così, sì. Insomma, qualcosa. Difatti, servono, gli giusto? Audiolibri potrebbero servire al posto del... Radio. Non è mica sì, no, ma col vantaggio che poi se li ascolti per esempio dal cellulare, no? No, anche quando ti interrompi poi lui riprende da dove tu ti interrompi. No, io uso, ho un cosa come si chiamano, da un Kindle. Questo per l'ebook, insomma, il Kindle. Sì, esatto, e con quello io mi scarico i libri, ho un abbonamento dove si posso... pago un tot al mese, posso scegliere fino a 20 libri, 25. Qual è la tua esperienza col lettore digitale, col Kindle? Sì, benissimo. Sai, tutti quanti dicono, ma io la carta, adoro la carta, il profumo della carta. Tu cosa dici invece? Tanto questo me lo posso portare dappertutto. Vado in vacanza, stavo un mese, e cosa mi porto dietro? Non so, se io leggo 20 libri, mi porto dietro 20 libri in valigia. Insomma, diventa un po' pesante, invece hai un piccolo... Insomma, almeno tu ti trovi bene, no? Io mi trovo bene, poi posso spaziare. Poi c'è un'altra possibilità, che con Amazon puoi scaricare un estratto. Ti leggi una parte, senti già come l'autore scrive, qual è l'argomento più o meno, se ti piace lo compri, poi oppure lasci perdere, insomma. È come se andassi in libreria, ti prendi in mano il libro, te lo sfogli, ed è la stessa cosa, almeno per me. Sai qual è un po', secondo me, la cosa che... Cioè, allora, io sono molto affezionato all'ebook reader, no? Sì. Lo aspettavo già prima che cominciassero a uscire i primi, insomma. Sì, così. Sì, sì. Ne ho 3-4 a casa di tutti. Sì, anch'io, il terzo, il quarto. Di tutti i tipi. Ma il problema dell'ebook reader è che costano tanto. Cioè, rispetto al libro di carta che magari costa 12 euro, pagare un ebook 9,90 euro diventa tanto, non ha proporzione con il costo, e in più poi te li danno in maniera protetta, per cui insomma c'è tutto a te magari arrivano direttamente sul, allora vediamo, sul reader. Poi dipende quanti siete in casa, allora, noi siamo in tanti e quindi ne abbiamo un ebook per ciascuno e questi libri ce li giriamo. Quindi, però non trovi che costa abbastanza, cioè togli il prezzo della carta, togli il prezzo del trasporto, togli il prezzo del libraio, togli il prezzo del magazzinaggio. Sì, sono ancora cari, sì. Oppure trovi i libri così un po' di seconda categoria, li chiamo, non grandi cose, li trovi a 2-3 euro, però non sono, se vuoi non so, un libro nuovo appena uscito, lo paghi 8-9 euro. Senza... Se vuoi quello che cerchi, insomma, in genere devi pagare. Certo, secondo me è un prezzo, cioè ne venderebbero di più, penso, insomma, per mettermi nei panni degli editori se li facessero pagare sicuramente meno. Sicuramente, è troppo in confronto a quello che è il prezzo del libro di carta, insomma. Sì, ecco. Sì, poi sì, hanno il vantaggio che quando lo vuoi ce l'hai subito. Anche lì trovi hai la tua biblioteca, io mi sono fatta una mia raccolta e lì ho tutti i miei libri, quelli che ho letto. Basta che li puoi anche sottolineare, quindi se magari mi ricorda qualcosa mi vado a cercare. Insomma, dopo bisogna saperlo usare bene, come sempre, come tutte le cose. Sì.
Diciamo ma poi sono comodi da leggere anche a letto, per esempio, esatto. No? Per girare le pagine pesa meno, l'orecchio certo. Insomma. È... Sì, ma anche in pullman, non so se vai in viaggio, in treno, non hai da portarti dietro un sacco. Promuoviamo gli book reader, insomma, a discapito di tutti quelli che pensano che, insomma, no, solo ma la carta. No, facciamo un po' questo, un po' quello, dai. No, diciamo che come non eliminiamo tutte le cose. Niente. Come tutte le cose bisogna provarle. Poi le cose sono sempre complementari, non è mai sì. C'è una cosa, poi l'altra. Per esempio, certo. Se io devo cercare un libro di carta in libreria, ci perdo ore e non lo trovo mai. Devo uscire, sì. E invece un libro digitale, sì. Tac, ce l'hai in catalogo, esatto. Lo trovi subito, no? Certo, sicuramente. La Liliana ha avuto anche una... come si può dire, un privilegio, vero Liliana? Vuoi raccontare a Walter? Se mi spieghi qual è, perché è quello che della ne ho musica avuto tanti nella mia vita. Che hai, no, quella che sei stata inserita sempre tramite sto discorso del sì, di internet. Sì, ma non ha niente a che fare con i libri. No, 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 infatti. No, diciamo, però siccome che sì, è una allora, cosa sì, importante... Sì, sì. Certo, no, c'è stato qualche anno fa un chitarrista famoso, non so se hai mai sentito parlare di Sergio Assad, che è un chitarrista. Sergio Assad. Se no. Tu clicchi te lo trovi, suona insieme a un fratello, e questo qua ha vinto un sacco di premi. Chitarra classica, sì, un grande musicista. E un giorno mi arriva una mail di questo signore, mi dice: senti, io ho letto una tua poesia. E mi piacerebbe, doveva fare una gara in Germania, fanno un festival dove mettono insieme musica classica e classici, e poeti classici. E lui mi fa: guarda, io ho letto questa tua poesia, mi piace tantissimo. Io al momento dico: ma questo chi è? Allora sono andata, per fortuna che abbiamo internet, ho cliccato, ho visto chi è, ho visto che è una persona importante. E allora gli ho risposto, gli ho detto cosa doveva fare, insomma, alla fine abbiamo concordato e lui ha musicato questa poesia. Poi mi manda la locandina del programma che fanno quella sera e mi ha messo insieme ai grandi della storia. L'unica poetessa vivente ero io, erano tutti morti. Tieni duro, cioè, morto porta vivo e tutti grandi. Difatti a un certo punto, così ridendo con i miei figli, dico: guarda, sono l'unica sopravvissuta. No, per dire, insomma, i grandi però conosciuti, cioè sì, morti ma conosciuti. Sì, ma i grandi nel senso grandi. Bello, no? Una certo, sì, ma io pensavo che si fosse una cosa così semplice, invece poi è stata una cosa molto molto importante, insomma, ecco. Poi ha girato questa cosa, insomma. Fanno questo festival musicale in Germania, che poi hanno trasmesso per una radio tedesca, che lui mi ha dato anche le coordinate per registrarla, ma non è che non sia riuscita, ha provato, riprovato. E adesso vediamo se riesco ad avere il file col concerto, perché l'hanno fatta per coro e chitarra. E hanno messo questi vari, non so, non mi ricordo più i nomi, dovrei trovare la locandina con tutti i nomi degli altri autori. Comunque ha fatto questo brano. La mia parte parlava dell'alba, era una poesia sull'alba, io l'avevo messa così come si fa a volte su internet, su Google credo averla messa, e lui lì cercava questa poesia e mi ha scritto che questa poesia gli ha parlato bene, insomma, hai avuto una bella soddisfazione. Certo, tu suoni, vero, anche Walter, cosa, scusami, sentita. No, dico che Walter suona anche la chitarra, mi sembra, vero? Suonavo. Ah, suonavi? Sì. No, ma perché lui fa livelli... tutto, sai che lui fa tante cose. Sì, fa tante cose. So che una volta avevi fatto anche dei CD con poesia, immagini. Sì, sì. All'inizio aveva cominciato, quando facevo parte dei poeti aponensi.
Sì, e difatti, mi ricordo cose di qualche anno fa. Beh, più di qualche anno fa, sono passati 15 anni. La poesia visiva, è stato bello quel periodo. Sì, diciamo che ancora quando non lo faceva nessuno, no? Adesso lo fanno tutti queste cose qua. Basta. Un po', come dire, ti piace... È stato bello, sì. Fare le cose nuove e cambiare ogni tanto. Siamo sperimentatori, poi abbiamo superati. Solo che chi veniva guardava più le immagini che ascoltare la poesia. Allora, io posto qualche volta qualcuna delle mie poesie su Facebook e faccio una cosa molto quasi simile. Metto la poesia in un'immagine perché sono sicura che chi guarda Facebook guarda prima l'immagine e poi dopo forse anche legge la poesia. Sì, più di due righe, una riga, due non si leggono su Facebook. Sì, ecco, appunto, allora metto l'immagine, l'immagine richiama la poesia e magari uno viene voglia anche di leggere la poesia. Che immagini metti? Fotografie tue oppure metti quadri? No, cerco su internet. Quadri? Sì. Vado in cerca di immagini che rispecchiano il contenuto. E poi le metto. Dai, si fa un po' di tutto, insomma. Sì, quando ho tempo, quando posso, ogni tanto mi te lo prendi, delle volte il tempo. È per forza, altrimenti come fai a vivere? Puoi mica vivere sempre per gli altri, hai bisogno anche di cose tue, di fare qualcosa per te. Almeno. L'importante è ricavarsi, insomma, questi spazi. Un po' scrivere, un po' leggere. Adesso stiamo preparando per la rassegna di maggio, 5 maggio avremo la rassegna qui di Poeti Chiogiotti. Quella che fate, la solita antologia? Sì, quell'antologia, sì. Bene, che è sempre accompagnata da immagini. Da immagini. Acquerelli, molto belli, molto bravo. Sì, anche quest'anno, anche perché la mia poesia quest'anno parla del Ponte di Vigo e quindi le immagini sono... del ponte, che è una delle caratteristiche di Chioggia, diciamo, una delle parti più belle, ecco, almeno da parte mia. Sì, è bella la città di Chioggia. Sì. Bene, allora ti cerco. Tu sei di Chioggia? Sì. Allora mi saluti Larina Carli. Larina Carli, certo. Sì, sicuramente. Sì. Grazie per questa serata, allora. Grazie a te. Grazie a te, sai, Liliana. Ciao, Rosanna. Ci sentiamo, sai? Senz'altro, sicuramente. Grazie, ciao, complimenti. Ciao. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sono Grazia. Grazie. Buonasera, sei riuscita. Rosanna, e buonasera. Grazie, ci conosciamo noi, vero? Grazie. sì, Walter, ci conosciamo e abbiamo un altro appuntamento in vista appena sarà possibile qua a casa mia. Ricordi che hai suonato col tuo bel pianoforte, Petrov. Ma stavo ascoltando con grande interesse quello che hai raccontato di te, di questa esperienza che dura parecchio tempo. A me piace... Ma tu l'hai visto, anche sei entrata nel mio canale, no? Ogni tanto, mi pare. Sì, assolutamente. Tra l'altro ho letto qualche tempo fa I Limoni e l'ho condivisa questa sera, perché l'ho un pochino ricordato, insomma, quello che a suo tempo non avevo condiviso, l'ho fatto questa sera. Ho ascoltato L'arte di ascoltare di Fromm con estremo interesse, bellissimo, questa analisi sociale, questi cambiamenti nel tempo, insomma, sono tutte cose molto belle. Lapsus freudiano, ho detto ho letto I Limoni, ho ascoltato I Limoni, non ho letto. Ah, ecco. Perché l'abitudine ci fa dire io collego, così. Sì, collego la poesia alla lettura, e invece quella che si ha con Walter è un bellissimo ascolto. E, niente, mi ha particolarmente colpito, perché hai raccontato in maniera esaustiva il fatto che tu sia, viene a dire, artigianale
e costruire il tuo percorso. E a me piace moltissimo questa cosa, cioè il fatto che tu registri in casa, che non ci sia quella situazione asettica che può esserci in uno studio più attrezzato. Quegli aspetti che rendono bello, secondo me, quello che è l'aspetto artistico, culturale di una situazione. Sì, anche secondo me. Questo crea però delle divisioni in chi ascolta, no? Perché chi è abituato a sentire le cose diciamo di qualità, nel senso come tecnica, allora quello ti critica, no? Perché non sai come è abituato, come è formato il suo gusto. Altri invece che riescono ad apprezzare le cose artigianali, insomma le cose non industriali, non fatte così, invece le apprezzano, insomma, capiscono anche la diversità, insomma, no? Perché spesso poi chi fa le cose in maniera industriale le fa seguendo sempre lo stesso schema, lo stesso modello, no? Sono esatto, tutti uguali, sono... no? Esatto, sono molto meno personali, diventano magari più accurate sul piano così formale, se vuoi, ma molto meno godibili. Per chi come me invece preferisce l'aspetto più personale, più sentito, più vero, e tutto quello che ci vuoi mettere. Quindi ecco, questa cosa per esempio non la conoscevo, non avevo mai pensato a quando, come, dove tu registri, fai le cose. E quindi è una bellissima iniziativa, caspita, 5.000 libri non sono uno scherzo. Sì, beh, non sono tutti i libri, sono anche racconti, sono estratti, sì, ma insomma 5.000 video, certo. Insomma, abbondanti, sono anche però ci sono anche in queste, sono, per esempio, non so, c'è l'integrale dei sonetti di Shakespeare, c'è l'integrale di tutte le poesie della Zimbosca, ci sono tante cose anche integrali, insomma, anche di questo tipo. Sono tutti lavori corposi, certamente. Che sì, ci sono anche lavori corposi. Scusa, Grazia, puoi indurre anche i tuoi ragazzi, insomma, no, che fai tu, fai scuola, a sintonizzare, a entrare nei canali qua di Watte. Sì, ecco, cioè, tra l'altro, un'altra cosa che volevo anche segnalare qui, adesso abbiamo fatto anche un sito, no? E nel sito abbiamo curato soprattutto la parte per i bambini. C'è una bella pagina di cose per bambini. Allora, ho letto tutta l'integrale delle fiabe, delle favole di Esopo, per esempio. Qui si può trovare tutte le favole di Esopo, che sono 357, non so, una cosa del genere. Poi si possono trovare molte fiabe, quelle di Calvino, delle fiabe italiane, Grimm, insomma, parecchie cose per Piccolo Principe, altre cose, cioè, quindi parecchie cose per l'infanzia. E anche ci sono delle belle immagini, perché le ha curate Enza, insomma, le immagini della pagina del sito, e sono belle, insomma, si può arrivare anche direttamente. Quindi mi interessa che dei bambini approccino queste cose, perché non è il solito modo di presentare le favole così col cartone, con le cose così, insomma, certo. Quelle di Calvino, ho fatto questa esperienza, no? 40 anni fa, quando mio figlio più grande aveva 3 anni, io gli raccontavo le fiabe, e gli ho letto quasi tutte le fiabe italiane del Calvino, e lui era lì, insomma, no? Le ascoltasse, le ricordava, se poi gli ripetevo la stessa fiaba un anno dopo, mi diceva come continuava e come si andava a finire. Si ricordava. E quindi, insomma, secondo me quello è anche il modo di raccontare. Come le raccontano spesso nei cartoni, nelle cose così, è un modo falso. Certo, è un discorso di mercato, ecco, il cartone, no? Lavora sul mercato. Per cui, insomma, questa cosa mi piacerebbe, insomma, che i bambini ascoltassero queste fiabe, insomma, che a volte piacciono anche ai grandi, insomma, quindi dovevo piacere anche ai bambini. Ma senti, io ho sempre pensato che forse le cose più belle sono quelle per bambini, che i grandi riescono a leggere fino in fondo, perché c'è sempre un percorso di tipo ovviamente culturale, ma anche morale e senso lato, non parlo nel senso stretto,
che riesci a leggere in maniera più completa quando sei adulto. Un bambino in quel momento, con quella situazione, dà i rudimenti di quello che la fiaba o la favola vuole raccontare. L'adulto riesce a cogliere fino in fondo. Quindi assolutamente sì, le cose per bambini sono godibili altrettanto, forse anche di più dell'adulto, insomma, in fondo siamo un po' sclerotizzati, no? Io mi sono divertito a leggere, non avevo mai letto, sai, prima di 15 giorni fa, Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice allo specchio. Non avevo mai letto, però mi sono divertito a fare quelle letture là, insomma, è una cosa che mi ha... Anche se dicono che in realtà sia per bambini, ma sia per grandi, insomma, sia più per grandi che per bambini quella lettura di Alice, perché poi ci aiuta a capire il mondo dell'infanzia. Assolutamente. E forse avvia i bambini, appunto, come si diceva, poi a capire il mondo degli adulti. È un po' uno scambio che c'è, no? Non riesco mai a vedere le cose così separate l'una dall'altra, magari è un mio limite, però il mio modo di osservare la realtà è così, vedere che non siamo tutti così rinchiusi negli steccati che vengono posti dall'età, da tante cose, insomma, quindi no, assolutamente. Anche io sono in una situazione dopo scuola, per cui non mi è facilissimo, però do indicazioni assolutamente, perché me lo facciano a casa, sarà... Ma anche l'altra cosa, a me per esempio piacerebbe stabilire un rapporto con gli insegnanti, no? Per cui, perché con questo mezzo, che è artigianale, no? È possibile ricevere una mail da un insegnante, dice domani ho intenzione di fare questo racconto, no? E tu lo leggi, che si trova nell'antologia Tal dei Tali, magari ti manda il file, certo, no? del testo. Ho intenzione di leggere questo, di far leggere e di commentare questo racconto. E tu il giorno dopo glielo fai trovare postato, i ragazzini se lo possono ascoltare, cioè se lo leggono loro e poi se lo leggono ascoltato, no? Cioè se lo ascoltano. Certo. Secondo certo. me sarebbe interessante anche questo piano con gli insegnanti, come quello, come dire, che siamo poco abituati a leggere ad alta voce, no? Quindi certo. di insegnare un pochino anche ai ragazzini, insomma, di fare qualcosa che... ma anche agli adulti, non solo ai ragazzini, insomma, a leggere ad alta voce in maniera espressiva, insomma, no? Questa certo. cosa... Sì, perché infatti, diventi un po' protagonista. Richiede esercizio anche quello, concentrazione, tutta una serie di cose che effettivamente si conquistano nel tempo, non è che leggere significhi solo, cioè sono tante variabili, ecco, anche il dare l'espressione giusta, l'intonazione, il momento grazie. Per raccontare. Dimmi. Guarda che sì? lunedì c'è anche Walter sì? e Enza. Ok, mi fa molto piacere, sì, io non ho sempre, ne ho già parlato con Rosanna, del piacevolissimo incubo, è uno simbolo spaventoso, però bisogna dire del dopo scuola, qui mi sento in colpa se non vado ad aiutare i ragazzi, sono la maggior parte stranieri, nello stesso tempo però è un impegno molto, però sono per lunedì mi sono organizzata in ecco, modo ecco, da... Ecco, dai, così ci vediamo. Sì, ho già accennato una collega, quindi... E poi martedì scorso ha trasmesso anche lei qui a Radio Cooperativa, vero? Grazie. Sì, 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 sono... È occupatissima, è dappertutto. No, sono stressata più che altro. Infatti appena riusciamo a Walter sarà libero, ne avrà voglia, avremo voglia anche ovviamente tu, Rosanna, anche tutti gli altri, ci ritroviamo, facciamo una serata musicale come aveva ben proposto Walter con poesia, e mi hanno colpito moltissimo gli aforismi che appunto Walter ha letto, ricordi Rosanna . E ti ricordi Walter? Sì, non erano proprio aforismi, erano haiku. Haiku. Ecco, ma io ricordo anche fuori, io non ricordo male allora. A parte che, insomma. No, cioè, io ho un amico che è un bravissimo aforisma, come si dice, uno che fa aforismi, lui li fa molto belli.
No, i miei erano solo degli haiku, insomma, così. Ok, hai ragione, è vero. No, sono come se diceva... Vabbè, dico perché sono difficili da fare gli aforismi, sono molto... Io ho un libro di un amico, sì, delle Marche, dai, pieno, c'è tutti gli aforismi. Lo porterò la prossima volta. No, io li trovo molto belli perché così secondo me c'è un po' di tutto, ecco, la fantasia, l'ironia, la creatività, sì, così come c'è in qualsiasi cosa, insomma, voglio dire, non è anche negli haiku, anche in, può essere in ogni cosa, ma non so perché gli aforismi mi piacciono, forse perché alcuni mi sono venuti spontanei, mi sono divertita a farli, a scriverli, a pensarli prima e scriverli poi, ma non ho mai... C'è molta psicologia negli aforismi, vero? Sì. Sì, direi di sì. Per associazione, mi racconto di Buzzati che mi è piaciuto moltissimo, molto bello, bello molto vero? Lieve e profondo. Sì, molto sentimentale, profondo, poetico, sì. Insomma aveva tutte quelle anche qualità. Anche come diceva bene Walter... psicologico, mi viene da dire anche psicanalitico, perché questa associazione libera che il personaggio faceva, individuando le varie situazioni in cui avrebbe potuto con questa donna vivere momenti in un certo modo piuttosto che in un altro, ecco, questa libertà che ho colto nell'immaginare delle situazioni, mi è piaciuto moltissimo e lo riascolterò molto volentieri. Spero di riuscire a fermarmi fra poco. Adesso ho finito il discorso con la, sì, la pubblicazione. Grazie, Maria, grazie. Sì? Grazie. Scusami, guarda, purtroppo lo smart funziona malissimo, quindi sono qua incollata che cerco di capire tutto, ma non riesco a seguire completamente. Quindi vi creo anche una situazione di disagio, insomma. Non ho sentito proprio quello che hai detto. No, ho detto grazie, ti ringraziamo del tuo intervento. Ah, ok, no. Io sentivo grazie, mi pareva che mi dovessi fermare. Avevo regia di parole che stavo uscendo. No, beh, assolutamente bellissimo. Niente, io riesco, ho questo problema, quindi più di tanto ero Rosanna sa che abbiamo difficoltà anche quando ci sentiamo durante la settimana, ho sto telefono che funziona a singhiozzo e vabbè, insomma, lo smart è veramente disdicevole. Comunque mi godrò il resto della trasmissione adesso alla radio. Grazie. Intanto mi ha fatto molto piacere sentirvi, bellissima trasmissione, complimenti e appena avete voglia ci ritroviamo e facciamo la serata. Ok, grazie, buona serata. Tanti auguri grazie per tutto. Grazie di tutto a voi. Ciao. Buona serata, buonanotte. Grazie ciao. Anche a te, sai. Ciao. Ciao, grazie. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio. Una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza, velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. Era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, con capelli divisi sulla fronte, con un vestitino bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa
promessa da tanto tempo e data per premio. Ne la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno. Della madre che, se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un furbo malato andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No!» disse, «non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «promettetemi di non levarle un filo d'intorno e di lasciare che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa, e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che rimaneva e mettersele accanto per morire insieme. Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh signore!» esclamò Renzo, «esauditela! Tiratela a voi, lei e la sua creaturina! Hanno patito abbastanza, hanno patito abbastanza». «Non sono niente, non sarò mai niente. Non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro di me tutti i sogni del mondo, finestre della mia stanza, della stanza di uno dei milioni al mondo che nessuno sa chi è, e se sapessero chi è, cosa saprebbero. Vi affacciate sul mistero di una via costantemente attraversata da gente, su una via inaccessibile a tutti i pensieri, reale, impossibilmente reale. Certa, sconosciutamente certa, con il mistero delle cose sotto le pietre e gli esseri, con la morte che porta umidità nelle pareti e capelli bianchi negli uomini, con il destino che guida la carretta di tutto sulla via del nulla. Oggi sono sconfitto, come se conoscessi la verità. Oggi sono lucido, come se stessi per morire e non avessi altra fratellanza con le cose che un commiato e questa casa e questo lato della via diventassero la fila di vagoni di un treno e una partenza fischiata
da dentro la mia testa. È una scossa dei miei nervi e uno scricchiolio di ossa nell'avvio. Oggi sono perplesso, come chi ha pensato, trovato e dimenticato. Oggi sono diviso tra la lealtà che devo alla tabaccheria dall'altra parte della strada, come cosa reale dal di fuori, e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale dal di dentro. Sono fallito in tutto. Ma, visto che non avevo nessun proposito, forse tutto è stato niente. Dall'insegnamento che mi hanno impartito, sono sceso attraverso la finestra sul retro della casa. Sono andato in campagna, pieno di grandi propositi. Ma là ho incontrato solo erba e alberi, e quando c'era, la gente era uguale all'altra. Mi scosto dalla finestra, siedo su una poltrona. A che devo pensare? Che so di cosa sarò? Io, che non so cosa sono. Essere quel che penso? Ma penso di essere tante cose. E in tanti pensano di essere la stessa cosa, che non possono essercene così tanti. Genio. In questo momento 100.000 cervelli si concepiscono in sogno geni come me, e la storia non ne rivelerà, chissà, nemmeno uno. Non ci sarà altro che letame di tante conquiste future. No, non credo in me. In tutti i manicomi ci sono pazzi deliranti con tante certezze. Io, che non possiedo nessuna certezza, sono più sano o meno sano? No, neppure me. In quante mansarde o non mansarde del mondo non staranno sognando a quest'ora geni per se stessi? Quante aspirazioni alte, nobili e lucide, sì, veramente alte, nobili e lucide, e forse realizzabili, non verranno mai alla luce del sole reale, né troveranno ascolto. Il mondo è di chi nasce per conquistarlo, e non di chi sogna di poterlo conquistare, anche se ha ragione. Ho sognato più di quanto Napoleone abbia realizzato. Ho stretto al petto ipotetico più umanità di Cristo. Ho creato in segreto filosofie che nessun Kant ha scritto. Ma sono, e forse sarò sempre, quello della mansarda, anche se non ci abito. Sarò sempre quello che non è nato per questo. Sarò sempre soltanto quello che possedeva delle qualità. Sarò sempre quello che ha atteso che gli aprissero la porta davanti a una parete senza porta, e ha cantato la canzone dell'infinito in un pollaio, e sentito la voce di Dio in un pozzo chiuso. Credere in me? No, né in niente. Che la natura sparga sulla mia testa scottante il suo sole, la sua pioggia, il vento che trova i miei capelli. E il resto venga pure, se verrà, e dovrà venire. Altrimenti non venga. Schiavi cardiaci delle stelle, abbiamo conquistato tutto il mondo prima di alzarci dal letto. Ma ci siamo svegliati, ed esso è opaco. Ci siamo alzati, ed esso è estraneo. Siamo usciti di casa, ed esso è la terra intera. Più il sistema solare, la via lattea e l'indefinito. Mangia cioccolatini, piccina. Mangia cioccolatini. Guarda che non c'è al mondo altra metafisica che i cioccolatini. Guarda che tutte le religioni non insegnano altro che la pasticceria. Mangia, bambina sporca, mangia. Potessi io mangiare cioccolatini con la stessa concretezza con cui li mangi tu. Ma io penso,
e togliendo la carta argentata, che poi è di stagnola, butto tutto per terra, come ho buttato la vita. Ma almeno rimane dell'amarezza di ciò che mai sarà la calligrafia rapida di questi versi, portico crollato sull'impossibile. Ma almeno consacro a me stesso un disprezzo privo di lacrime, nobile almeno nell'ampio gesto con cui scaravento i panni sporchi che io sono, senza lista, nel corso delle cose, e resto in casa senza camicia. Tu, che consoli, che non esisti, e perciò consoli, dea greca, concepita come una statua viva, o patrizia romana, impossibilmente nobile e nefasta, o principessa di trovatori, gentilissima e colorita, o marchesa del Settecento, scollata e distante, o celebre cocotte dell'epoca dei nostri padri, o non so che di moderno, non capisco bene cosa. Tutto questo, qualsiasi cosa tu sia, se può ispirare, che ispiri. Il mio cuore è un secchio svuotato. Come quelli che invocano spiriti, invoco me stesso, ma non trovo niente. Mi avvicino alla finestra e vedo la strada con assoluta nitidezza. Vedo le botteghe, vedo i marciapiedi, vedo le vetture passare, vedo gli esseri vivi, vestiti, che si incrociano. Vedo i cani, che anche loro esistono, e tutto questo mi pesa, come una condanna all'esilio, e tutto questo è straniero, come ogni cosa. Ho vissuto, studiato, amato, e persino creduto, e oggi non c'è mendicante che io non invidi solo perché non è me. Di ciascuno guardo i cenci e le piaghe, la menzogna, e penso, magari non ho mai vissuto, né studiato, né amato, né creduto, perché si può creare la realtà di tutto questo senza fare nulla di tutto questo. Magari sei solo esistito, come una lucertola cui tagliano la coda, e che è irrequietamente coda al di qua della lucertola. Ho fatto di me ciò che non ho saputo, e ciò che avrei potuto fare di me non l'ho fatto. Il domino che ho indossato era sbagliato. Mi hanno riconosciuto subito per quello che non ero, e non ho smentito, e mi sono perso. Quando ho voluto togliermi la maschera, era incollata alla faccia. Quando l'ho tolta e mi sono guardato allo specchio, ero già invecchiato. Ero ubriaco. Non sapevo più indossare il domino che non mi ero tolto. Ho gettato la maschera e dormito nel guardaroba, come un cane tollerato dall'amministrazione, perché inoffensivo. E scrivo questa storia per dimostrare di essere sublime. L'essenza musicale dei miei versi inutili, magari potessi incontrarmi come una cosa fatta da me e non stessi sempre di fronte alla tabaccheria qui di fronte, calpestando la coscienza di esistere, come un tappeto in cui un ubriaco inciampa o uno stuoino rubato dagli zingari che non valeva niente. Ma il padrone della tabaccheria si è affacciato sulla porta e vi è rimasto. Lo guardo con il fastidio della testa piegata male e con il disagio dell'anima che sta intuendo. Lui morirà ed io morirò. Lui lascerà l'insegna, io lascerò dei versi. A un certo momento morirà anche l'insegna e anche i versi. Dopo un po' morirà la strada dove fu stata l'insegna e la lingua in cui furono scritti i versi. Morirà poi il pianeta che gira in cui tutto ciò accade. In altri satelliti di altri sistemi, qualcosa di simile alla gente continuerà a fare cose simili a versi, vivendo
sotto cose simili a insegne, sempre una cosa di fronte all'altra, sempre una cosa inutile quanto l'altra, sempre impossibile, stupido come reale, sempre il mistero del profondo certo, come il sonno del mistero della superficie. Sempre questo o sempre qualche altra cosa, o né una cosa né l'altra. Ma un uomo è entrato nella tabaccheria per comprare tabacco e la realtà plausibile improvvisamente mi crolla addosso. Mi rialzo energico, convinto, umano, con l'intenzione di scrivere questi versi per dire il contrario. Accendo una sigaretta mentre penso di scriverli e assaporo nella sigaretta la liberazione da ogni pensiero. Seguo il fumo come se avesse una propria rotta e mi godo, in un momento sensitivo e competente, la liberazione da tutte le speculazioni e la consapevolezza che la metafisica è una conseguenza dell'essere indisposti. Poi mi allungo sulla sedia e continuo a fumare. Finché il destino me lo concederà, continuerò a fumare. Se sposassi la figlia della mia lavandaia, magari sarei felice. Considerato questo, mi alzo dalla sedia. Vado alla finestra. L'uomo è uscito dalla tabaccheria, infilando il resto nella tasca dei pantaloni. Ah, lo conosco. È Esteves, senza metafisica. Il padrone della tabaccheria si è affacciato all'entrata. Come per un istinto divino, Esteves si è voltato e mi ha visto. Mi ha salutato con un cenno. Gli ho gridato «Arrivederci, Esteves!» E l'universo mi si è ricostruito senza ideale né speranza. E il padrone della tabaccheria ha sorriso. Ed eccoci ancora in diretta con questi racconti di letti da Walter Zanardi. E complimenti. Sì, no, diciamo cosa hanno sentito, perché molto diverso dall'altro episodio, racconto. Sì, vabbè, insomma, uno era tratto dai Promessi Sposi, no? Era l'episodio della madre di Cecilia, no? Il momento della peste, scendeva da... momento molto poetico, no? Anche... una parte molto negativa, diciamo, perché pessimista. È la descrizione della peste, insomma. Certo. E l'altro invece era Pessoa, ed era Tabaccheria. Era una delle poesie più importanti di Pessoa. Pessoa, questo grandissimo portoghese, insomma. Sì. Non la commentiamo, questa poesia, lasciamo la suggestione che lascia, no? Questa... Sì. Sembrava un po' verso la prosa comunque, no? La poesia di Pessoa. Beh, insomma, sì, non usa gli stilemi metrici, insomma, poi c'è la traduzione, però è una poesia, non è una prosa, insomma, questa è proprio una poesia. Sì, sarà perché non le hai divise, cioè non hai diviso, non c'è stato lo stacco da uno all'altro, no? Non ho capito bene. No, erano due file ecco. Con numeri diversi, ma siccome li ha mandati in continuazione. Ah, insomma. Per quello che non capivo. No, erano divisi, non è che non fossero divisi. Ah, sì. Cioè, bene. C'era il racconto tratto dai Promessi Sposi. Sì, no? C'era questo brano dei Promessi Sposi e poi c'era questa lunga poesia di Pessoa che dura più di 10 minuti,
12-13 minuti, che si intitola Tabaccheria. Che ha questa riflessione molto molto profonda. Su se stesso. Sul mondo delle possibilità e poi della realtà, insomma, questo confronto tra... Interessanti tutti e due. Ah, sì. Beh, sì, Pessoa è molto conosciuto, molto... È un grande molto anche apprezzato. Nei suoi racconti, certo. Poi, insomma, ha scritto dei racconti molto belli e anche con una certa ironia, con una certa... Vediamo se magari c'è, hai aperto, se c'è un'altra telefonata. Il telefono è aperto, diciamo ancora il numero 049-880-9020. Se qualcuno vuol dire qualcosa appunto sul... Così, sulla sua possibilità, sulla voglia di usare gli audiolibri, ha qualche informazione da chiedere. Certo. Insomma, è una possibilità che si apre, secondo me, perché non costa niente. Posso leggere alcuni titoli, insomma, finché riempiamo questo tempo, aspettiamo se arriva qualche telefonata. Cosa può trovare? Chekhov, la corsia numero 6. Parto dalle ultime cose che ho postato. L'uomo senza qualità di Musil, che sto leggendo. Rilke, la fuga, è un racconto. Kafka, la sentenza. Philip Dick, racconti, Colonia. Le città invisibili, Calvino. Il furto di Villa delle Vigne, Pessoa. Sartre, il muro. Tutti e cinque i racconti che costituiscono poi la raccolta del muro. Conversazione con l'uomo che prega, Kafka. Storia dell'occhio per chi ama la letteratura un po' porno, un po' osé, insomma, di Bataille. Spero di arrivare presto, un racconto di fantascienza di Philip Dick. La novella degli scacchi di Stefan Zweig. Libertà dai sillabari di Parise. Tolstoi, Memoria di un pazzo, Pirandello, racconti vari di Pirandello, ce ne sono molti, racconti di London, Terzani, Lettere da Kabul, Siddhartha, Hermann Hesse, Albert, un racconto di Tolstoi, Il Trattato del Ribelle di Junger, Il Vagabondo delle Stelle di Jack London, Lettera dell'Himalaya ancora di Terzani, Tre morti, un altro racconto di Tolstoi, Il Gabbiano di Cherbach, il manoscritto di Brody di Borges, Il Vangelo secondo Marco di Borges, Moby Dick di Melville, La Casa Felice di Hacek, che è quello che poi ha scritto quell'opera complessa che è Il soldato Schweig. Bukowski, racconti, storia di ordinaria follia, Le ultime lettere da Stalingrado. Pronto? Sì. Sono Maurizio di Cadoneghe, vi sto ascoltando. Ciao Maurizio. Ciao. Sento che hai nominato un libro che per me è proprio riemerso da una memoria lontanissima. E mi riferisco al Vagabondo delle Stelle di Jack London. Sapessi, anche per me è stato uno dei primi, perché l'ho trovato in un albergo che avevo 16 anni e l'ho letto allora. Sì. Ecco, e beh, io credo di averlo letto anch'io a quell'età e mi ricordo una storia incredibile, no? Perché sì. Se ben mi ricordo, una persona che viene legata e costretta dentro non so quale, dentro non so quale... contenitore, e allora, dato che non possiede più nessuna forma di libertà fisica, fa questo viaggio di fantasia, e quindi libera la sua mente, la sua fantasia, i suoi ricordi, diventa personaggi di mondi completamente diversi, di storie completamente diverse. E io penso che fosse una quarantina d'anni che neanche lo sentivo, non mi ha fatto piacere sentire questo riferimento. Sì, è proprio così, no? Perché lui, prigioniero, viene in qualche modo punito, e ogni volta che lo mettono in punizione lo mettono in questa, stendono una specie di coperta per terra, di coperta rigida,
con degli anelli e poi fanno dei lacci, come i lacci che legano le scarpe, e ci mettono poi un piede, lo stringono sempre di più, no? Per cui, e per punirlo sempre di più, perché poi lui sopporta questa cosa, perché trova una tecnica, diciamo una specie di, come si dice, di training autogeno, no? Per cui impara un po' alla volta a non sentire le parti del proprio corpo, no? Per cui vive come distaccato dal corpo e vive in questo spazio mentale. E loro, che si accorgono che lui ha questa risorta, lo stringono sempre di più, insomma, no? Per cui proprio non ha poi alla fine neanche lo spazio per respirare, perché poi la difficoltà era quella che non riusciva neanche a respirare, oltre che a muovere niente, no? Che quindi è una cosa da incubo a pensarsi, no? Sì. E trova in questa situazione poi un modo di comunicare, se mi ricordo bene, no? Con i suoi vicini di cella, che anche loro trova due amici, insomma, due compagni in qualche modo anche loro condannati, insomma, con i quali riesce a comunicare poi a colpi sul pavimento, insomma, ad avere un minimo di cose. Comunque un libro interessante da questo punto di vista, no? Al limite con... Eh sì, perché Jack London poi... Boh, adesso credo che non lo legga più nessuno. Lo leggono. I racconti di Jack London, anche i racconti del Grande Nord, così, sono... Li hanno letti anche in radio. Anche in Radio 3. E sono seguiti. Io ho letto anche poi La Casa di Mapui, altri racconti... E ti dirò che hanno seguito, insomma, interessano i ragazzi. Allora, un tempo, naturalmente Zana Bianca, direi, era uno dei romanzi, diciamo, di avventure, di formazione dei ragazzi, dei maschi, sostanzialmente. Allora, dicevano Jack London, Zana Bianca, poi in realtà Jack London fa anche dei... Di tipo politico, penso al Tallone di Ferro, ed è stato nella formazione Martin Eden, nella formazione anche politica, anche durante il fascismo veniva letto un po' clandestinamente, veniva considerato un autore, ma non di opposizione, nel senso che non aveva niente a che fare con il fascismo, no? Però rappresentava appunto un'idea di libertà, di riscatto sociale, molto secondo me anche americano, nella forma di indipendenza, di autonomia individuale, un po' anarchico. Ma comunque mi ha fatto piacere sentire Il Vagabondo delle Stelle, perché ogni tanto mi veniva in mente questo libro e non l'ho sentito nominare. Infatti anche a me è rimasto impressa, cioè quella lettura di quando avevo 16 anni, mi ricordo, avevo un albergo a Jesolo, e l'ho trovato lì nella libreria dell'albergo, l'ho letto e mi è rimasto, poi questo libro che mi è rimasto e ho riscoperto adesso da vecchio e l'ho riletto volentieri, proprio perché mi ha lasciato questa cosa. E poi è anche un libro di, penso, alcune centinaia di pagine, non è proprio piccolo, no? Mi pare di ricordare. Saranno 230 pagine, se ricordo bene. Insomma, comunque è un libro di 6 ore, cioè io adesso non vado più a pagine, vado a ore di lettura. Deve essere un 6 ore di lettura intorno alle 6 si è cambiato parametri di cambiata l'unità di misura, 6 ore di lettura vocale, cioè recitata, quindi se uno lo vuole leggere mentalmente ci mette di meno probabilmente, no? Ma non tanto, perché poi quando si legge mentalmente ci si ti si disperde di più. Qual è il rapporto di tempo tra lettura mentale e lettura a voce? No, non ho fatto questa cosa, ma secondo me si sta di più, perché uno è difficile che mentalmente legga 6 ore di seguito, gli viene sonno, riprende. No, ho capito, ma sommando, certo, ma sommando le volte in cui lo leggi arrivi a X ore, no? Magari lo leggi 5 volte, no? Sì, in teoria dovrebbero corrispondere. Mi è capitato di leggere dei libri, ma non avendo se il giorno dopo non avevo lavoro, non avevo scadenze, alcuni libri che mi avevano preso mi sono letti. Cioè, guarda, non ho un parametro scientifico su questo, però l'impressione soggettiva è che, come dire, mi sembra, trovo il tempo di lettura ad alta voce, la durata di un libro letto ad alta voce mi sembra sempre più breve di quella che invece ho figurandomi le pagine del libro e dovendolo leggere sottovoce per conto mio. Mi sembra sempre un tempo molto più lungo quello che mi richiede una lettura per conto mio,
che non quando lo vedo letto. Mi stupisce sempre che quelle pagine si riescono a leggere in quelle ore, non so come dire, però è un discorso soggettivo, pensavo che fosse l'inverso, cioè pensavo che mentalmente lo leggi, siccome se lo leggi a voce alta poi se lo leggi perché lo devi recitare, insomma, ci deve essere qualcuno, no, che o immediatamente o registrato lo ascolta. Con il problema anche sì. dell'espressività. Cioè, sì, no, sì, no, mica, beh, no, quando parlo poi di... Tutto, è chiaro che... No, parlo quando sei ore, quella che poi ti viene nel video che vedi quando lo posti, no? Cioè che ti scrivono sì, la durata. Ma in realtà quando tu leggi 6 ore effettive, non leggi 6 ore, ne leggi 10, perché poi sì, tagli sì, quando sì. correggi, insomma, devi tagli le frasi che ti vengono intonate male, cioè, come sì, dire... Sì, sì. Effettivamente leggi molto di più, insomma, devi fare un lavoro. Sì, poi ti accorgi riascoltando, qua non va bene, qua ho espresso male. Il lavoro allora di post-produzione nelle case in cui fanno audiolibri è dato in questo senso: una giornata di lavoro per un'ora di lettura, per un'ora effettiva di Sì, ho capito. Sì, come il montaggio di un film, esatto. Devi rivedere, riguardare. Come quando registrano cantanti che registrano una canzone in studio, sì, no? Alla fine sì, ci sì, lavorano, certo. Non è come quando lo fai col karaoke, insomma, no? Le pulisci, diciamo, pulire il lavoro, no? E quindi, sì, comunque mi fa piacere che hai notato questa cosa di London, perché sì, sì, no, ti dico, ti consiglio anche se vuoi riprenderlo, così ci sono tre belle, c'è un libro che si chiama Le morti concentriche, che è un bel racconto, anche un po' giallo, insomma, un po' così, e in cui ci sono altri 2 o 3 racconti che tutti valgono la pena, insomma, sono particolarmente bellini, insomma, ecco, valgono. Avevo aver visto qualche tempo fa, non mi ricordo su quando, sulla storia, mi pare che ci fosse un documentario sulla vita di Jack London, no? Questa che è morto giovanissimo, ha scritto un'infinità di... molto beveva, penso, mi pare parecchio, credo che fosse alcolizzato. Insomma, 40 anni, ha vissuto poco più. Non sì, c'era qualche problema di un po' di sregolatezza. Comunque è un personaggio interessante, poi aveva fatto un po' di tutto, un po' così... Però è impressionante quanto è riuscito a scrivere in questi anni, insomma. Questo io non riesco a capire, sta gente, come fa a scrivere tanto e poi anche... come Maupassant, per esempio, insomma, no? Sì, come ha fatto a scrivere quel po' di roba nei 10 anni in cui ha scritto, insomma. Sì, penso che forse anche scriveva per guadagnare, per vivere, cioè costretto probabilmente anche a scrivere tante cose perché doveva guadagnare, però penso che mi pagherà, abbia fatto tutti i lavori possibili immaginati. Magari, ma guarda, io a casa ho l'edizione lì, quella di Hugh Compton, New Compton, insomma, di quelle raccolte dove sono, sono dei malloppi enormi, insomma, di racconti, di cose che ha scritto, insomma, racconti del Mare Sud, racconti del Grande Nord, racconti qua, insomma, oltre ai libri importanti, questo, Martin Eden, eccetera, insomma, ha fatto scritto un sacco di roba, ecco. Come fa questa gente a scrivere tutta questa roba in questo spazio di tempo? È sempre una cosa che mi fa una grande invidia. Beh, c'è anche il mestiere, fatto anche di tecnica, non è solo ispirazione, insomma, certo bisogna averla anche per... c'è gente che scriveva tantissimo anche perché per motivi economici, ma non lo so. Adesso comunque mi è fatto venire delle curiosità, adesso quando ho messo giù il Vagabondo delle Stelle non c'era. Che edizione c'è in Italia di scritta? Cosa c'è? Chi? L'edizione mi chiedi? C'è. No, adesso non so dirti, cioè non mi ricordo l'edizione. Perché io spesso poi trovo anche degli... questo qua credo di averlo letto in audiolibro, in ebook, e non mi ricordo, ma comunque lo trovo in tante edizioni. Va bene. Lo trovi, insomma. Boh. Ascoltovi, saluto e vi ringrazio. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Buonanotte. Pronto?
c'era telefonata. Ah no, cioè. Allora, no, andando avanti con altre cose così. Potete trovare Orwell, per esempio, 1984, integrale, Chekhov, la corsia numero 6, Schnitzel, il sottotenente Gustl, che è, credo sia il primo... Scusa, Schnitzel è quello che ha scritto Schnitzel. Il romanzo, l'Adriana sì, Agostini. Sì, sì, sì. Il sottotenente Gustl è stato il primo libro con il monologo interiore, insomma. Schnitzel, Morire, Borges, l'Aleph... Jorsenair, Alexis, Amok di Zweig, Il duello di Chekhov, altro racconto lungo, Le argonautiche di Apollonio Rodio, L'ars amatoria di Ovidio, Baudelaire, L'integrale dei fiori del male, Camon, Un altare per la madre, Carver, tanti racconti di Carver, qui ho cattedrale ma ne ho letti tanti di racconti di Carver. Così parlò Zarathustra, è un altro libro che sto cercando di fare l'integrale, ne ho letto 3 ore più o meno, ma penso di riuscire a finirlo integralmente. Breve interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace, qualcosa da Guereschi, dello Zibaldino, De Luca, Il nome della madre, Lucrezio, l'integrale del De Rerum Natura. Dialogo tra un prete e un moribondo di De Sade, diario di un killer sentimentale di Sepulveda, il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boétie, la lettera a una professoressa di Don Milani, Donne di Bukowski, doppio sogno di Schnitzel, Dostoevsky, La mite, Duel, il racconto di Matheson, del quale è stato tratto poi il film Moderato Cantabile, un libro molto bello della Duras, Il sospetto di Duremat, La terra desolata di Eliot, Erodiade di Flaubert, Eutifrone di Platone, poi Fratelli Karamazov, che ho accennato prima, l'integrale, anche questa è costata... È una lettura che dura 45 ore, qualcosa del genere, insomma. Finzioni, Borges, Fontamara di Silone, Il profeta di Gibram, Il cappotto di Gogol, Gogol, altri racconti d'autore, Guy Passant, molti racconti di Guy Passant, di Guy de Maupassant. Poi un altro libro un po' particolare che... di cui ho già parlato 10 anni fa in radio, che è HBV Malgré Moi di Adi Bonato, è una storia autobiografica di una malattia mortale, insomma, per cui questo ragazzo che ha scritto questo libro, di cui questo ragazzo che ha scritto questo libro è morto. I topi nel muro di Lovecraft, qualche racconto di Schmidt, Monsieur Ibrahim, Selby, Il canto della neve silenziosa, Il cappotto di Gogol, Buzzati, quasi tutti i racconti, Poe, Il cuore rivelatore, Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach, Duremat, Il giudice e il suo boia, Il libro di Monel di Schwab, Il lupo della steppa di Hesse, Il mito di Sisifo di Camus, Il naso di Gogol, Il nuotatore di Chevet, Il racconto dell'isola sconosciuta di Saramago. Comunque potrei continuare perché ce ne sono ancora tanti altri. Ancora tanti. E quindi vi risparmio il resto, ma insomma... È diventata un po' la tua vita questa? No, beh, insomma è 10 anni, certo che sto, è 10 anni che sto leggendo praticamente tutti i giorni e quindi poi questo, facendo un lavoro... che è continuo tutti i giorni, poi il materiale passione, si accumula. Cioè è proprio una passione tua? Che... Sì, beh, lo fai se sei motivato a farlo. Siccome non c'è un ritorno economico, il ritorno semmai è quello del fatto che qualcuno si accorge che fai questo lavoro e ti ringrazia e capisci che ne fa uso, insomma. Che... Ecco, quello... quello importante. Che gli serve, insomma, questo certo. Poi alla fine è quello.
Così. Ecco, siamo arrivati alla fine, diciamo, della serata, e direi molto interessante, perché insomma non può essere che quello. E veramente complimenti per tutto sto lavoro che fai, insomma, perché grazie. Ognuno ha le proprie, cioè ognuno prende quello che si sente più portato a fare, no? Sì, senti? Sì. Insomma, è importante che questa cosa sia gratuita e sia alla portata di tutti, insomma, no? Per cui chi ne vuole usufruire, insomma, sì, lo può, certo, fare. C'è una specie, insomma, non so, chiamiamo patrimonio, ma insomma è un qualcosa che c'è, che non costa niente, e quindi... Sì, ma lo fai tutti i giorni questo lavoro, oppure... Sì, sì, tutti i giorni praticamente. Tutti i giorni? Sì, sì. Una parte del giorno, diciamo, no? Sì. Parecchie ore, insomma, non so, 4-5 ore al giorno, una cosa del genere. E ti senti, sì, pagato, voglio dire, c'è una cosa che... Sì, perché poi diventa un che po'... Che poi è da tanto tempo anche che lo fai, vero? Cioè non ti sei ancora, non ti sei stancato, voglio dire. Beh, il canale l'ho aperto nel... Beh, ma non faccio solo questo, adesso nel mio canale ci sono questi libri che poi... diciamo sono incrementati negli ultimi 2-3 anni, no? Ma il canale ho fatto tante altre cose, insomma. Sì, beh, penso, sì. Ho fatto anche satire, insomma, un po' di tutto. Insomma, Complimenti veramente, perché insomma non è facile essere, ma questa è diventata così fedeli, sì, diciamo, a questa cosa. Ho fatto video di fotografie, video di pittura, vite d'artiste commentate, ma insomma poi si è orientato più in questa direzione, ecco, quindi gli ultimi tempi sono andati in questo senso. Io ti ringrazio, Walter. Prego. Per questo tuo dono, diciamo, ecco, che ci hai dato questa sera, e quando vuoi sei gradito ospite per leggere, sentire qualcos'altro di se ti fa piacere. Grazie. Ecco. Un saluto. Grazie a tutti, allora. Sì. Vabbè, insomma. Sì, sì, salutiamo. A tutti.